Federica Sciarelli è sempre stata assolutamente riservata in merito alla sua vita privata. Ma sappiamo che ha un figlio, Giovanni Maria, nato nel 1996. La conduttrice non ha mai parlato del padre di suo figlio e non si sa se sia mai stata sposata. Anche se sono tanti i misteri che avvolgono la sua vita, di recente si è lasciata sfuggire una confessione importante. Di chi si tratta? Da anni la conosciamo per essere il volto della trasmissione Chi l'ha visto. Porta avanti il suo lavoro sempre con grande professionalità e coraggio. Tuttavia, anche la giornalista ha le sue preoccupazioni, in parte a causa del suo lavoro. La giornalista ha confessato durante un'intervista a Intimità di essere una madre molto apprensiva per suo figlio. Ecco le parole della Sciarelli. Dopo tanti anni, è duro continuare a misurarsi con la sofferenza. Il risultato è che, anche se mio figlio ha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti, lui mi dice: «Mamma, questo programma, però, mi fai venire l'ansia». Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive. Ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano invano che i propri figli rientrino a casa? Certo, le storie che raccontiamo sono eccezioni e non la regola. Però è chiaro che a furia di dare notizie del genere, non è che posso proprio avere dei sonni tranquilli. Nonostante il ragazzo abbia ormai 25 anni, lei non riesce a dormire serena finché non sente che è tornato a casa, dopo essere uscito la sera. In effetti, i continui casi di scomparsa, spesso di giovanissimi, dei quali si occupa ogni settimana, potrebbero aver turbato la sua tranquillità. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.